Ragazzi, buongiorno. Oggi è 1º novembre, faccio gli auguri a tutti innanzitutto e vi faccio vedere un difetto che hanno le Giannelli Fire, quelle di recente produzione. Allora, questa astina, vedete, il foro non è centrato con il prigioniero della testa. Quindi per poterla inserire dovrete prendere un fresino o una lima, ma con un fresino vi sbrigate prima, e asportare almeno 5 mm di materiale, altrimenti non va, non riuscite a metterla sulla testa. E se c'è questa staffa, bisogna utilizzarla, perché attaccarla solo dal collettore e sul retro, sul telaietto, con le vibrazioni poi si stacca, oppure rischiate proprio che vi si rompa il collettore del motore. Quindi asportare 5 mm di questo materiale qui e poi potrete metterla. Devo dire che la Gianelli Fire è uguale in tutto e per tutto alla Malossi 2Bed, tranne che nel silenziatore. Io le ho avute tutte e due, la Malossi l'ho data via perché è troppo troppo rumorosa. E comunque non è omologata, mentre qui ho un codice di omologazione che eccolo qui. Sulla Malossi non ho nessun codice di omologazione e quindi io, dovendo girare in città, preferisco montare una marmitta omologata. La Malossi 2Bed invece non ha questo difetto. La fascetta, questa, è perfettamente centrata con il prigioniero della testa. Costa di più, evidentemente la producono secondo standard qualitativi migliori. Ora vi farò vedere invece un'altra cosa, sempre di marmitte, come montare una Giannelli City su una slitta di un Bravo o di un CBA. Perché mentre per la Sito Plus producono la Sito Plus per il Bravo, la Sito Plus per il Ciao e la Sito Plus per il Sì, per quanto riguarda la Giannelli City per il Bravo o per CBA non viene prodotta. Quindi bisogna adattare quella del Ciao. Vi farò vedere come. Interrompo il video e riprendiamo tra un po'. Allora, ragazzi, riprendiamo il video. Come vi ho detto prima, questa marmitta che si chiama Original Power della Giannelli, New Original Power, la fanno solo per il Ciao o per il Sì. Questa sul Ciao monta benissimo. Sul Bravo prima serie, quindi che ha il cavalletto del Ciao, monta bene, ma sul Bravo seconda serie non monta perché la marmitta va a toccare il cavalletto e soprattutto questa curva qui tocca contro il cavalletto, quindi non c'è maniera di infilarla. Allora, siccome è una marmitta che ha le sue belle prestazioni, secondo me è una marmitta simile all'originale dall'esterno, ma ha prestazioni da marmitta d'espansione, ho studiato un metodo semplicissimo per adattarla al telaio del Bravo del Gilera CBA. E ora vi faccio vedere come. Quindi ecco, così si vede. Prendete delle rondelle come queste che facciano da spessore. Allora, invece di mettere la staffa sul retro del telaio, la tengo sul davanti. Mi procuro un dado lungo e lo infilo dalla parte della marmitta, del foro dove va inserita la marmitta. Infilo le rondelle in maniera tale che facciano spessore per quando la marmitta andrà imbattuta. Vediamo, due dovrebbero bastare. Poi, se non bastano, ne mettete un'altra. Io ora vi faccio vedere solo cosa ho studiato per questa marmitta. E avvitate. Avvitate tutto. Avvitate, avvitate, avvitate. In realtà, vedete, ci va un'altra
un'altra rondella almeno, la mettiamo subito, così tanto poi vi farò vedere il motore in moto con questa marmittina, che è una cosa favolosa. Ottima per la revisione perché non fa rumore, ragazzi. È una cosa bellissima questa marmitta. Costava poco, costava 35-40 euro spedita, ora costa intorno ai 50 euro, purtroppo è aumentato tutto, però costa sempre meno di una marmitta d'espansione. Le prestazioni, vi assicuro, sono le stesse, anzi avete anche molta più ripresa. E non dovete impazzire con i rulli nel variatore, potete mantenere dei rulli abbastanza alti, così avete anche abbastanza lungo. Allora, infiliamo questo di qua, avvitiamo. Quindi ho messo tre rondelle, saranno da 3 mm l'una, spessore, ma ne va anche un'altra, ragazzi, bisogna metterne un'altra ancora, quindi vanno 4 rondelle. Quindi ho avvitato. Prendo una chiave a 13 e avvito. Sono un po' scomodo. Ecco fatto. Vedete, la mia marmitta andata in battuta e poi di qua non posso fare altro che avvitare il suo dado, ovviamente con una rondella, ora non ce l'ho qui. Quando andrete a montare la bandina dovrete solo sagomare la bandina in questo punto per questa larghezza e per questa altezza. Non succede niente, la marmitta va benissimo. Ora infiliamo bene il collettore in su. Do qualche botta per farla salire. Vediamo ancora un po'. Fatto. Ragazzi, guardate. Questa è la marmitta come si monta sulla slitta di un CBA o di un Bravo, seconda serie. Il collettore deve salire ancora un pochettino. Guardate. Ci siamo, due colpi di martello di gomma e va. E, ragazzi, poi vi farò sentire come, anzi, ve lo faccio sentire subito, a breve, come romba questo motorino con la marmitta Giannelli City Power. Allora, ragazzi, ho posizionato il motore, ne ho messo un po' di benzina, stessa configurazione di ieri con quando ho usato la Giannelli Fire, quindi ho un getto 66 che forse risulterà un po' troppo grasso per questa marmitta, ma come vi ho già detto, questa marmitta ha prestazioni da espansione, non da marmitta originale. È più silenziosa, ma ora vi faccio sentire come va e come gira. Andiamo un po' se siete nella posizione giusta. Sì. Allora, guardate, questa marmitta è favolosa, non fa rumore, ma ha prestazioni favolose, soprattutto in ripresa e vi dà anche a lungo. Io come differenza di velocità massima tra questa e una Giannelli Fire ho 3 km orari, non di più. Bellissima. Ciao ragazzi.